Allora, ormai coppia di fatto, io e Rodrigo d'Erasmo ci incontriamo tra Venezia, Roma, ovunque. Come stai? Molto bene ragazzi, un po' stanco perché fra tour di Antonio, esatto, Diodato, sei in tour con Diodato. E film felicemente presentati qui alla Festa del Cinema, insomma un po' sballottato, certo, una pallina impazzita, però molto contento. Tra le due identità tra l'altro. Esatto. Senti Rodrigo, tu c'hai due film qui, da dove partiamo? Partirei da Samia, che in realtà nella versione italiana si chiama Non dirmi che hai paura, che è tratto dal libro di Catozzella. È stato presentato Alice nella città. Esatto, e perché diciamo è un lavoro per me abbastanza spartiacque, no? È il primo film internazionale non tout court, perché c'è una forte parte sì, produttiva, certo, italiana. Però è stato un rapporto soprattutto con la regista, con Yasmin Sanderelli, che è questa fantastica donna e artista tedesca ma d'origine turca, che è stato un rapporto molto molto stimolante per me, mi ha fatto molto crescere proprio nel modus operandi e nella relazione fra compositore e regista. E anche nella strumentazione o no? Anche, bravo, perché lei è una che non si accontenta mai di se stessa e dei suoi collaboratori, e quando crede fortemente in un collaboratore poi lo spinge un po' oltre il proprio confine di comfort. E quindi mi ha fatto un po' penare, ma in senso positivo, perché ha voluto sperimentare altre soluzioni, mi ha fatto usare la voce, cosa che la voce in senso anche rumori proprio prodotti con la voce o con la bocca. Bellissimo. Perché le serviva un certo tipo di urgenza, di ansie, che sentiva fossero da comunicare appunto con suoni. No, ma anche con timbriche folcloristiche turche oppure no? Non turche, ma lì abbiamo un po' giocato sul mondo etnico, diciamo, di origine di Samia, quindi la parte più africana, e le mie origini, cioè quelle brasiliane, perché in realtà poi tutta la musica del nord-est, gli strumenti percussivi del nord-est del Brasile hanno la stessa matrice, no? Vengono comunque dall'Africa. E quindi c'è uno strumento in particolare che si usa molto poco, che si chiama il berimbau, certo, presente, che era una sorta di arco. No? Originariamente era uno strumento di caccia che poi si è trasformato. Non sapevo che è molto brasiliana come concezione, no? Cioè che uno strumento potenzialmente di morte diventi uno strumento invece gioioso, sì, esatto, di gioco. Concetto. E famoso anni fa, quando ci fu quella moda inopinata della capoeira in Italia, per fortuna finita. E adesso in realtà è uno strumento abbastanza poco utilizzato, e invece è diventato un po' il timbro della corsa di Samia, e quindi uno degli strumenti principali di questa colonna sonora, suonato tra l'altro da Daniel Plants dei Selton. Ho chiesto a lui, che è un grande percussionista. Ciao, che bello, poi pieno di bambini stamattina, esatto, è stupendo. Che bello, e spero di vederne tanti in sala, perché i veri protagonisti del film sono i due bambini, cioè Samia piccola. Sì, certo. È un film, appunto, non a caso è Alice nella città il film. Sì, Samia piccolina e il suo cuginetto che diventerà il suo coach. E c'è tutta la prima parte dell'infanzia di questi due bambini, con un'infanzia molto felice per le strade di Mogadiscio, no? Poi purtroppo il paese entra in guerra civile e la vicenda insomma diventa decisamente drammatica. Però c'è tutta una parte di infanzia che in realtà è gioiosissima e coloratissima, e devo dire che è stato molto bello anche musicare quella parte lì, no? Prima di arrivare. Immagino. Tra l'altro poi il cinema come strumento didattico è. Ciao ragazzi, ecco, vedi. È fondamentale, no? I bambini poi imparano anche. Senti Rodrigo, invece l'altro progetto è diametralmente opposto, perché è proprio... Sì, lì mi ha chiamato Sonia Bergamasco. Sonia Bergamasco che mette le mani su un mito... Come recita il titolo, The Greatest. Esatto. È un documentario su Eleonora Duse, sua grandissima, diciamo proprio fonte di ispirazione, no, per Sonia. E devo dire che... conoscevate con Sonia già? No. No, l'ho conosciuta tramite Fabrizio, che mi ha introdotto al lavoro che stava facendo Sonia su... In realtà noi avevamo fatto una cosa prima molto carina all'Angelo Mai, le avevo chiesto di fare un montage che avevamo sonorizzato con un altro progetto che mi sono inventato l'anno scorso, quindi avevamo interagito lì ed era stato già molto bello. E poi tramite Fabrizio ho saputo che stava facendo questo documentario, che cercava un musicista, e devo dire ci siamo divertiti molto anche a trovare, vedi che torna un po' l'Africa, perché lei aveva appoggiato delle musiche che al primissimo ascolto mi hanno di reference spiazzato, un po' spiazzato, perché c'era un mondo un po' afro che mi sembrava distante. Invece poi abbiamo trovato una chiave più mia,
però mantenendo un pochino quella cifra lì, anche molto percussiva, eccetera, perché voleva che il tutto, visto che ci sono anche molte immagini di repertorio dell'epoca, eccetera, pulsasse, però avesse una pulsazione contemporanea. E secondo me abbiamo trovato un balance, insomma, a suo dire, ma anche a me piace molto, molto contemporaneo, ma molto elegante. E poi ho chiamato Daniela Pes, che so che anche ieri era protagonista di un brano con Jacopo, Io sono un cane, la colonna sonora di Berlinguer. Sì, sì, perché Io non sono un cane ha firmato tutta la colonna sonora. Esatto, e c'è anche in questo documentario c'è una, un brano di Daniela impreziosire il tutto, non inedito, un brano già edito, perché ho fatto conoscere a Sonia Daniela, Daniela si è innamorata completamente, quindi abbiamo chiesto a lei un brano che bello chiude. Però questi intrecci, questi incroci, no? Queste... Sì. Che poi è da dove poi nascono le cose. Senti, Rodri, ma Le due vite è come... Cioè, sarà un momento in cui prendi una delle due oppure ti piace proprio questo... Cioè, no, quando mi piace. Ti stufi di una cosa, vai dall'altra, sì, ti piace ballare così. Mi piace, sì. Però la cosa della composizione sta diventando una cosa seria. Sta diventando una cosa seria. Diciamo che a Venezia, no? Dopo Caracas, diciamo che quello forse è stato il punto in cui... Il punto nodale, sì, decisamente si è snodata un po' la faccenda. Lì è cominciata a diventare più... quotidiana, diciamo così, no? C'è una parte... Sì, anche di riferimento all'interno dell'ambiente, no? Si sa che c'è Rodrigo Durazno che fa colonne sonore, mentre prima poteva essere più spot, poteva essere penso più anche, una cosa. Penso ma c'è già altre cose nel cassetto? Cioè, beh, come ti accennavo a Venezia con Marco, stiamo iniziando a parlare del suo prossimo progetto. E che è quello che ha annunciato? No, perché prima fa Gomorra il pericolo, esatto. No, lì credo ci saranno Mocadelic, certo, per ovvie ragioni. E, sarà poi il lavoro successivo, che però sarà comunque preparato e iniziato già nell'anno che viene. E poi per il resto, sì, ci sono un altro, poi vabbè, quelle proprio non posso dire. Tanto poi ci troviamo. Però noi ci ritroveremo presto, quindi appena si sblocca qualcosa sarei tra i primi, se non il primo a sapere. L'ultima domanda che ti faccio è, c'è un compositore, non vale Morricone, a cui torni quando c'è bisogno di, non dico di ispirazione, ma di... Allora, messa così, penso sicuramente a Johnny Greenwood, perché credo che sia nel contemporaneo, cioè sia già un, per me è già un classico. Eh beh sì, con quello che ha fatto, no? Con Paul Thomas Anderson. Che è decisamente un contemporaneo, è ancora ritenuto un giovane compositore. Sì, esatto. Però ha fatto storia, per quanto mi riguarda, cioè basterebbe il Petroliere già per ridefinire il modo di fare soundtrack, con un gusto molto classico, però con una scrittura e un uso degli strumenti invece estremamente contemporaneo. Poi anche lui è figlio di Morricone, a tutti gli effetti. E poi invece, forse te l'avevo anche questo già citato, però invece per stare proprio nell'oggi, quello che ha scoperto l'Antimos, questo Jerzy Fendrix. Ah sì, quello che mi hai detto, quello è lui pazzesco. Lui per me è la nuova frontiera invece. È vero, cioè è ancora uno step avanti, perché ha anche un'incoscienza e un uso della tecnologia rispetto a Greenwood. Ma delle dissonanze poi anche pazzesche, glide, cose di detune sugli strumenti, con un coraggio. Davvero. E doveva trovare ovviamente il regista più pazzo, certo, e più coraggioso. Anche perché se poi ti usano in maniera sbagliata, tutte le cose suoni male. Rodrigo Durazno, prossima volta ci vediamo. Sarebbe bello Berlino, fare un hot corner a Berlino. Ci sto, non è escluso. Sarebbe non è bello. Fra le cose, vabbè, poi ne parleremo. Rodrigo Durazno. Grazie, Rodrigo. A te.